Presento Orazio Ferrari in una partita sofferta maschia e probabilmente il pareggio è il risultato più giusto. Sì, è stata una partita non brillantissima, come dicevo prima, probabilmente ha influito molto il nervosismo, ha influito molto l'importanza della posta in palio, però tutto sommato una partita corretta, una partita che alla fine è un pareggio che ci sta tutto, perché per quello che abbiamo visto in campo tutto sommato credo che forse nessuna delle due squadre meritava di perdere, quindi per noi è un risultato importantissimo. Buona comunque la prova di carattere, considerando appunto un pareggio agguantato a pochi minuti alla fine, quando ormai magari in pochi comunque ci speravano ancora. Sì, credo che un segnale importante, una reazione importante, e i ragazzi ci hanno creduto fino in fondo e alla fine sono stati premiati. O forse siamo abituati a vedere Real Madrid, ma secondo me la Bistoiese ha fatto una grossa prestazione come carattere, come impegno, e alla fine anche sul piano del gioco mi sembra che palla a terra abbiamo fatto quello che volevamo, soprattutto nella parte finale della gara quando dovevamo rimontare, ma io questo atteggiamento lo voglio e lo pretendo dall'inizio, perché possiamo farlo e possiamo permettercelo di farlo. Francesco Belli, un pareggio arrivato soprattutto con tanto carattere e voglia di farcela fino alla fine. Sì, è quello che ci deve contraddistinguere in questo campionato, è un campionato molto difficile, noi ogni partita bisogna mettere l'anima e il cuore per cercare di raggiungere il massimo risultato. Oggi non ce l'abbiamo fatta, però penso sia stata una grande partita, soprattutto nel secondo tempo, dove loro hanno trovato il vantaggio sul rigore, su un'azione un po' insomma dubbia, noi poi ce l'abbiamo messa tutta, alla fine siamo riusciti a pareggiare. Con Ivo Molnar, che intanto ti faccio una domanda su questa difesa, che comunque anche in una partita come oggi, in cui comunque abbiamo subito diversi attacchi, è riuscita comunque a tenere abbastanza botta a un attacco dell'Arezzo, che era, insomma, aveva dei nomi molto importanti. Sì, erano molto bravi davanti. Il primo tempo, secondo me, abbiamo giocato bene in difesa, anche il secondo solo, tranne quella cosa mia che ho fatto rigore, però... Ci racconti l'episodio del rigore? E l'ho visto entrare dentro e forse dovevo aspettarlo perché non poteva tirare. Ho messo la gamba e lui si è buttato subito. Carlo Bigoni, anche oggi ci hai messo lo zampino alla fine, quando sinceramente ormai ci credevamo in pochi, invece al 43esimo ci hai messo il piedone. Sì, sono contento, dai, mi è capitata questa palla, solo da spingere dentro, sto bravo Francesco, Belli, sono contento, dai, mi è capitata lì, è valso un punto alla squadra, su un punto importante, su un campo difficile, quindi bene così, dai. Probabilmente il campo più ostico da affrontare tra le squadre, appunto, e dovremmo affrontare una cornice di pubblico che davvero metteva pressione, un punto che comunque è sinonimo di un grande carattere di questa squadra. Là davanti però qualcosa oggi di sicuro, complice anche l'avversario, però non ha girato come nell'ultima partita, chiaramente, come era prevedibile. Cos'è che magari è mancato un po' oggi? Noi sapevamo che era una partita più che altro di sacrificio per noi tre davanti. Il mister ce l'aveva detto in settimana che dovevamo fare una grande partita, infatti era molto soddisfatto perché ci siamo sacrificati, siamo stati sicuramente meno brillanti davanti, meno combinazioni rispetto alla domenica precedente, però penso sia normale venire su un campo così con una tifoseria del genere, sia da aiutare più che altro prima la squadra a essere compatti, a essere uniti, dare questa impressione qui di squadra unita, e poi cercavamo di ripartire cercandoci, magari ci siamo trovati poco a volte, però penso che il segnale positivo sia stato da parte di tutti e tre. Una parola per il pubblico invece è arrivato da Pistoia, sono partiti due pullman, uno degli ultras e uno del coordinamento club, insomma anche un buon numero per rispetto a quello che comunque si vedeva nella scorsa stagione, sinonimo insomma di qualcosa che sta tornando a spingere verso la squadra. Sì, noi stiamo cercando di ripagarli soprattutto con le prestazioni, con il massimo impegno. Anche oggi sono venuti in tanti, mi sono sembrati abbastanza uniti anche loro, e quindi è stato un motivo di soddisfazione regalargli questo pareggio nel finale. Penso che c'è da continuare così, tutti uniti, sia squadra, società, tifosi, perché il campionato è lungo, ma ci possiamo divertire.